Allora, caro professor Di Freddi, lei come la pensa sul Green Pass, insomma su questo pass sanitario? Ma io la penso, come dovrei pensarla? In realtà ho sentito la discussione e a parte che conoscevo ovviamente le posizioni relative, però se posso dire più in generale, poi arrivo al Green Pass, noi siamo un paese di bamboccioni, come li chiamava Padoa-Schioppa, che però si riferiva solo ai giovani, mentre invece secondo me dovremmo accettare questo fatto di esserlo tutti, anche gli adulti, e non, come si diceva una volta, adulti e vaccinati, perché non ci vogliamo vaccinare perché poi ci sono i rischi, non vogliamo fare il lockdown perché siamo stufi di stare in casa, naturalmente i ristoratori devono lavorare, eccetera. Ci dimentichiamo che lo scorso anno abbiamo fatto la pazzia di aprire durante l'estate, questa ci è costata 70.000 morti. Non credo che ci sia nessuno in Italia che si preoccupa di questo fatto e che si senta personalmente responsabile di queste morti, meno che mai la signora Gardini, che sto vedendo appunto, no, fare gesti, quando invece dovremmo semplicemente accettare da persone adulte il fatto che in una pandemia ci si deve comportare come quando c'è una pandemia, cioè i bambini fanno così, quando piove gli si dice non si può andare a giocare fuori e dice no, io non voglio che piova, va bene, però non è colpa nostra, no? Quindi io credo che certo bisogna fare i vaccini, siamo indietro nella campagna di vaccinazione, credo che siamo arrivati circa al 50%, con le varianti tra l'altro dovremmo avere una, poi per gli altri magari ci può dire meglio, ma dovremmo avere una percentuale molto più alta di quella che ci aspettavamo per poter effettivamente evitare anche sì, le varianti. Certo, bisogna vaccinarsi, bisogna fare il Green Pass e io mi vergogno, devo dire la verità, quando spesso sento resoconti di quello che succede nel resto del mondo, cioè quando guardo come si comportano per esempio gli australiani o i neozelandesi, che quando hanno per esempio in una città come Melbourne 30 casi no, non morti, ma semplicemente contagiati, mettono la città in lockdown per una settimana. Cioè noi siamo qui che stiamo discutendo, che dobbiamo fare le adunate, senta, oceaniche, perché, senta, perché la professor Di Freddi, le europee, eccetera. Professor Di Freddi, lei nei giorni scorsi mi pare, anche un po' controcorrente, se l'è presa con l'insopportabile sbornia da pallone dei festeggiamenti per la vittoria agli europei? Ma sì, io non ce l'ho mica niente con il calcio, però anche lì c'era bisogno di andare nelle strade a fare questa festa e così via. E tra l'altro poi il fatto di eccitarsi così tanto per una partita di calcio o per un campionato di calcio è poi in linea con quello che dicevo, cioè siamo un paese infantile, sì va bene, il calcio può essere divertente, a parte che io in quell'articolo dicevo che lo sport è un'ottima cosa se uno lo fa, così come il sesso, ma se uno lo guarda in televisione e poi dopo insomma diventa una perversione. Però sai, il tifo è tifo, io adesso non voglio difendere, lo so, infatti, ma non voglio difendere gli assembramenti, però il tifo è tifo. È un atteggiamento infantile, non un atteggiamento adulto, naturalmente. La recuperiamo per fare la prevenzione sanitaria, visto che lo sport è attivo, è uno strumento di prevenzione, la recupereremo. Come no, questa frase è un ottimo slogan. Peraltro ce ne ha parlato qualche tempo fa proprio la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, che ci ha spiegato l'importanza insomma, di praticare lo sport. Per tantissime malattie preventivo. Assolutamente. Francesco.